Sì, ci siamo. Ok. Dovremmo essere in diretta. Esatto, sì, in questo momento. Bene, perfetto. Buonasera a Ci tutti. siamo. Siamo in diretta anche oggi. Abbiamo fatto una prima diretta sabato scorso. Magari qualcuno ci ha visto anche sabato scorso, qualcuno invece no, è la prima volta che si collega. Ci presentiamo. Io sono Michela Rizzardi, sono la psicologa di AICI Emilia Romagna e con me c'è Silvia Conti, che invece è dietista Salve di a tutti. AICI. E insieme ci occupiamo ormai da tanti anni del progetto che quest'anno si chiama Filo Diretto con dietista e psicologa. E il progetto prevede la possibilità per i soci di avere un confronto diretto sia con me che con Silvia o anche Barbara, che è l'altra psicologa di AIC, l'altra, scusate, dietista di AIC Emilia Romagna. E questo perché appunto la celiachia è una condizione che accompagna il celiaco per tanto tempo e quindi pensiamo che anche in vari momenti della vita una persona possa avere bisogno di un confronto con le nostre figure. In particolare, ed è l'incontro che abbiamo pensato di fare oggi, questa oretta che passeremo insieme, soprattutto quando arriva la diagnosi, quindi quando c'è una comunicazione proprio di diagnosi di celiachia. E l'incontro, insomma, la diretta che abbiamo pensato di fare oggi è proprio rivolta di più alle persone che hanno ricevuto la diagnosi da poco tempo e che ritrovandosi in questa situazione dove purtroppo è tutto molto sospeso, si è tutto un po' bloccato, non hanno avuto neanche modo magari di parlare di persona con i volontari che normalmente accolgono i neodiagnosticati che gli danno tutta una serie di informazioni. Sicuramente le sedi sono comunque a disposizione di tutti voi, continuano ad essere a disposizione, anzi in questi giorni proprio l'associazione si è mossa tanto per cercare di andare incontro alle tante esigenze dei celiaci, però ecco, volevamo dare anche noi proprio come figure professionali, dalla parte sia da un punto di vista psicologico che dietistico, la possibilità di incontrarci in questo caso in diretta. Vi ricordiamo però che proprio per il progetto Filo Diretto con dietista e psicologa, voi avete la possibilità di contattarci sia tramite mail che telefonicamente e di richiedere eventualmente dei colloqui tramite Skype, tramite WhatsApp oppure proprio dei contatti, una telefonata, insomma, una chiamata, per cercare di entrare un pochino più nello specifico rispetto a quella che può essere l'incontro di oggi in diretta. Ok, quindi aspettiamo eventualmente le vostre domande, se no cominciamo noi a parlare un pochino. Sì, spieghiamo solo un attimo come funziona la diretta. Noi ci stiamo collegando da casa nostra, quindi abbiate pazienza se magari qualche volta vi capiterà di Cominciamo perdere noi a un parlare attimo l'audio o magari l'immagine, vedere l'immagine un po' sgranata. È colpa delle connessioni, siamo dotate di connessioni buone, ma potrebbe capitare. Voi potrete interagire con noi ponendoci i quesiti che volete, speriamo appunto inerenti alla tematica, sarebbe meglio, della serata attraverso i commenti, quindi potete scriverci. Vi segnaliamo che utilizziamo una piattaforma di collegamento che comporta un lievissimo ritardo rispetto, diciamo, a quello che poi viene pubblicato online su Facebook, per cui se per caso ponete la domanda e vedete che non vi rispondiamo immediatamente, è per questa ragione, quindi abbiate solamente la pazienza di aspettare un pochino. Diciamo anche che il video resterà registrato, quindi per chi di voi non ha modo di collegarsi in questo momento e vedere la diretta, ci sarà la possibilità comunque di rivedersi il video e quindi di porre anche domande in un secondo momento. E vi ricordo, come ha già detto Michela, che noi siamo comunque operative anche proprio per le videochiamate e per le consulenze uno a uno. Sì, magari per un confronto un pochino più diretto, anche perché appunto la diretta è molto comoda per avere risposte veloci magari su alcune cose, però logicamente avere anche la possibilità di confrontarsi e di fare altre domande da parte nostra aiuta sempre tanto. È arrivata una domanda, Sì. salve Carlo.
Allora ci scrive: Salve, abbiamo avuto da qualche mese la diagnosi di mia figlia. A casa abbiamo completamente eliminato ogni forma di glutine. Cosa dobbiamo fare quando la piccola è dai nonni o dagli zii? Ok, allora questa è una domanda estremamente interessante che ci dà lo spunto per approfondire l'argomento su più fronti, sia dal lato prettamente dietistico che dal lato un pochino più psicologico. Lascerei partire Michela con la domanda, diciamo, mirata, cioè come comportarsi quando la bambina arriva dagli zii, dai nonni, e poi le lascio Sì, io un appunto circa la parte prima. tra l'altro è una domanda che ci fanno spessissimo, no? Questa sia a me personalmente, ma anche a Silvia, proprio perché inizialmente quando arriva la diagnosi di celiachia, sia diciamo il nucleo familiare in cui arriva la diagnosi, sia anche il nucleo allargato familiare, quindi appunto i nonni, gli zii, devono adattarsi, no, a questa nuova condizione. E quindi logicamente c'è un momento in cui bisogna cominciare a prendere dimestichezza con questo nuovo mondo. E non sempre è facile, perché a volte la cosa può essere presa o in maniera molto molto seria, quindi togliendo appunto il glutine da tutta la casa, viene eliminato, non ne entra più neanche una briciola, oppure magari c'è chi dice: vabbè, ma se per una volta mangia anche qualcosa, questo soprattutto a volte nella cerchia familiare un pochino più allargata. Secondo noi, a nostro parere, nessuna delle due posizioni va bene, soprattutto quella in cui si dice che ogni tanto mangiare qualcosa col glutine può andare bene, assolutamente no. Però che cosa si può fare? Allora, non riteniamo che sia utile eliminare completamente il glutine da una casa, nel senso che questo non permetterebbe, soprattutto se si parla, come nel caso della domanda, di un bambino, di cominciare a prendere dimestichezza col fatto che c'è una differenza, una diversità da dover gestire. Diversità che poi si troverà a dover gestire anche nel momento in cui magari in questo caso non c'è l'età della bimba, però ecco, se magari sta andando a scuola si troverà a dover gestire questa differenza anche durante la mensa, magari se ha dei rientri a scuola. E quindi logicamente se viene preparata già a casa, questo sicuramente può essere un vantaggio. Quindi quello che generalmente consigliamo è di fare alternati pasti naturalmente senza glutine, dove si può fare, non so, risotto, la carne, quello che va bene per tutti e che è naturalmente senza glutine, ma al tempo stesso far vedere che c'è una differenza nella preparazione dei piatti. Ad esempio, se facciamo la pasta, tenere separata la pasta con e senza glutine può essere una cosa utile. Così come può essere una cosa utile cominciare a capire come gestire la tavola promiscua, no? Cioè, nel senso che se, ad esempio, il formaggio, che possiamo mangiarlo tutti, lo mettiamo al centro della tavola, logicamente se c'è un celiaco e abbiamo sia pane con che senza glutine, dovremo fare in modo che il formaggio, prendendolo, non venga contaminato. Questo serve proprio ai bambini, in questo caso, a capire come si può iniziare a gestire una situazione di questo tipo anche fuori casa. Ai Quindi, bambini e anche agli adulti, nel senso che è proprio certo. una palestra, si cerca di proprio allenarsi in casa per poi essere più forti nel fuori casa e più pronti a gestire anche il fuori casa. Colgo Esatto. l'occasione anche per dare la posizione da un punto di vista prettamente nutrizionale. Quando ho letto la domanda, la prima cosa che mi è appunto subito balzata agli occhi è la frase "in casa mangiamo tutti senza glutine". E questa cosa, se può andare bene nei primi giorni post-diagnosi, se vi fa stare un pochino più tranquilli, se vi fa gestire un pochino meglio, in realtà sarebbe da evitare poi a lungo andare nel tempo, sia per le ragioni appunto che benissimo ci ha detto Michela, ma anche da un punto di vista nutrizionale. Le ragioni sono molteplici. Per prima cosa, se fare tutti dieta senza glutine significa utilizzare costantemente prodotti dietoterapici alternativi agli analoghi di frumento, stiamo utilizzando degli alimenti che
che in parte sono diversi come composizione nutrizionale, che spesso, come tutti i prodotti pronti, possono avere degli additivi aggiunti, possono avere una percentuale di amidi un po' più alta, una percentuale proteica un pochino più bassa. Quindi se gli altri componenti della famiglia non hanno necessità di questi alimenti, non vedo la ragione per sottoporre tutti ad una dieta di questo tipo. La seconda ragione è che se per caso fondamentalmente ci fosse qualcun altro in casa che sviluppasse la malattia celiaca, e questo sapete che nei familiari di primo grado è più probabile rispetto alla popolazione generale, sarebbe molto più complicato fare diagnosi se appunto la persona viene posta a dieta a ridotto contenuto o a nullo contenuto di glutine. Quindi le ragioni per cui varrebbe la pena evitare di mangiare completamente tutti i gluten free sono appunto diverse e molteplici. Sappiamo che all'inizio questo comporta un po' di fatica, un po' di paure, un po' di timore, ma vi assicuriamo che con il tempo e con la giusta palestra assolutamente ci si può gestire serenamente. Sì, da questo punto di vista, da un punto di vista più psicologico, mi verrebbe da aggiungere anche, Silvia, datevi voi i vostri tempi, ecco, cioè nel senso che se inizialmente avere una cucina promiscua, quindi cucinare con e senza glutine, vi deve dare molta ansia, creare il panico, comunque non permettere di avere una situazione tranquilla a tavola, il consiglio è datevi un po' di tempo per prendere dimestichezza appunto con le nuove abitudini, perché di questo si tratta, cioè cambiare le vecchie abitudini per metterne altre, no? Così come appunto l'andare a comprare cose nuove da altre parti, insomma. Quindi datevi del tempo e capite voi quando vi sentite pronti. Se nel caso dei bambini, come nella domanda che è stata fatta, anche in questo caso non pensate che loro abbiano fretta, cioè potete anche dirlo: guarda, come stai imparando tu, stiamo imparando anche noi, quindi non dovete avere per forza di cose la risposta pronta anche nei confronti dei vostri figli. Ecco, datevi tempo senza sentire l'ansia e la pressione del dover fare qualcosa. Questo è importantissimo proprio per approcciarsi al meglio alla gestione della celiachia sin dall'inizio. Ok. Allora, buonasera, la celiachia può essere coordinata con la candida intestinale? Ogni tanto ne soffro, mi comporta molti disturbi. La mia diagnosi del celiachia risale ad agosto 2019. Ok. Allora, premettendo che noi non siamo dei medici, questo lo ribadiamo sempre perché è corretto, insomma, dirlo, io sono una semplice dietista, quindi mi occupo di alimentazione sia in persone sane sia in persone con patologie, ma su prescrizione attuata dal medico curante. Mi permetto però di dirle che sicuramente la candida intestinale può essere correlata ad un intestino che è un po' sottosopra, nel senso a un intestino che è in una situazione non di pieno benessere. La candidosi tende ad essere molto più frequente, ad esempio, in persone che non hanno un intestino perfettamente regolare, quindi che possono essere diarroiche piuttosto che stitiche, possono avere appunto un intestino tendenzialmente stitico, quindi può capitare che la persona con celiachia diagnosticata magari di recente, come nel suo caso, comunque siamo a meno di un anno dal momento della diagnosi, sia in uno stato di alterazione, diciamo, della funzionalità intestinale, di sbiosi intestinali, che facilita la proliferazione anche della candida. Può capitare, quindi potrebbe essere legato anche a questo. Adesso si dia del tempo, soprattutto poi la candida può anche dipendere da sbilanciamenti dell'alimentazione, da un'alimentazione ad esempio molto ricca di zuccheri semplici, può peggiorare in alcune persone in presenza appunto di un'alimentazione non correttamente bilanciata, quindi varrebbe la pena, magari se vuole anche con un colloquio appunto di quelli che dicevamo sono possibili tramite videochiamata o tramite Skype, sono gratuiti per i soci, fare una ragionata su quello che è la sua alimentazione, cioè al di là dell'esclusione del glutine, come sta bilanciando la sua dieta, per capire se la dieta è correttamente bilanciata, uno, se il suo intestino funziona correttamente, quindi ha una giusta regolarità, e questo magari appunto per valutare se invece improntare un'alimentazione un po' più regolare, un po' più bilanciata, l'aiuta anche a contrastare la candidosi.
Allora, salve. Ok, mia È figlia è stata stata. diagnosticata da poco, a 13 anni, spesso manifestazioni di rabbia perché dice che non può mangiare fuori con gli amici. Cosa posso fare? Allora, sì, direi che questa è una domanda più per me. Sì. E, allora, mi viene da dire che la diagnosi è arrivata in un momento davvero molto particolare, perché i 13 anni sono il momento in cui i ragazzi iniziano appunto ad avere una vita sociale molto più autonoma rispetto a quella che facevano prima, dove erano più gestiti dai genitori e quindi hanno proprio questo desiderio, logicamente, di uscire da soli, di gestirsi da soli. E quindi è un momento davvero molto particolare in cui ricevere la diagnosi. E ci sta assolutamente che la rabbia in questo momento sia un'emozione più che normale. E che cosa si può fare? La si può accettare. E inizialmente, appunto, proprio perché siamo all'inizio della diagnosi, parlarne, capire che cosa si può fare insieme, da dove arriva questa rabbia, perché molte volte la rabbia può essere legata appunto al limite che si sente, alla frustrazione del non poter essere uguale agli altri, al sentirsi diversi, può essere legata invece alla tristezza, no? Del non sentirsi più uguale a prima. Tra l'altro, 13 anni è proprio un'età in cui si hanno anche altri cambiamenti a livello fisico, a livello mentale, si comincia a ragionare in maniera diversa, il fisico cambia tantissimo, c'è proprio appunto questa voglia del sentirsi totalmente uguale agli altri, no? E non diversi. Quindi ci sono tutte queste cose da tenere in considerazione. Quindi capire da dove arriva la rabbia, qual è tra queste, ma ce ne possono essere anche altri motivi, qual è quello che spinge un pochino di più, è molto importante. La cosa che posso consigliare e dire è quella di tenere aperto il canale comunicativo, quindi capire appunto cos'è che sentono, che in questo momento, cos'è che sente la ragazza in questo momento che la limita un pochino di più. E l'altra cosa da fare è cercare poi di trovare insieme delle strategie per far sì che questa rabbia non diventi una costante, perché essendo proprio all'inizio dell'avventura con la celiachia, bisogna cercare di gestirla per far sì che poi venga accettata bene la celiachia, altrimenti si può portare avanti questo tipo di emozione per tanto tempo. Quindi inizialmente ci sta assolutamente che ci sia la rabbia. Bisogna capire anche se è stato comunicato bene che cos'è la celiachia, dare il più possibile autonomia nella gestione, visto che ormai comincia a essere grande la ragazza, e quindi cercare il più possibile di dare a lei gli strumenti per gestire la celiachia. In questo modo si sentirà anche più autonoma e quindi quell'autonomia che si vuole, no, dalla famiglia si riesce a ottenere anche in questo modo. Quindi da un lato accettazione dell'emozione della rabbia perché è normale, capire qual è la cosa che la fa scattare di più questa rabbia e dall'altro lato dare autonomia nell'utilizzo degli strumenti che gli possono permettere comunque di stare lo stesso con gli amici e di condividere perché magari si sente più forte nel momento in cui adesso è una novità, quindi come faccio a gestirla? Magari ancora non l'ha capito lei da sola. Se piano piano lo capisce, poi può riuscire a utilizzare gli stessi strumenti fuori con gli amici. Okay. Poi, se volete appunto approfondire un colloquio diretto, lo possiamo fare senza problemi. Ok. Allora, buonasera, sono celiaca diagnosticata da più di 30 anni, soffro di reflusso e acidità insistenti, premetto che la mia dieta è rigorosa e attenta con utensili dedicati, ci sono alimenti da eliminare ulteriormente. Allora, salve Monica, diciamo che la malattia da reflusso gastroesofageo, cioè il reflusso e l'acidità persistenti, possono essere presenti in una persona al di là appunto del fatto che segua o meno bene la celiachia. Quello che dico sempre a tutti i pazienti quando effettuo delle consulenze è che il fatto di avere la celiachia poi non è che esula o esime dal fatto di poter avere altre problematiche, altri disturbi. Quindi, utile verificare che la dieta sia ben condotta, che gli esami siano negativi, che gli antitransglutaminasi siano al di sotto del cut-off e quindi negativi e che la dieta senza glutine sia sotto controllo. Ma occorre poi valutare tutta una serie di altri aspetti nutrizionali. In particolar modo,
La prima regola è capire se si alimenta in maniera adeguata e bilanciata, che cosa significa nel rispetto di quello che prevedono le linee guida per la corretta alimentazione, nel rispetto di quel che prevede la piramide alimentare. E quindi, ad esempio, la prima cosa che si potrebbe valutare è se i suoi pasti prevedono tutti i nutrienti oppure no, se consuma pesce, legumi nelle adeguate frequenze, se invece limita alcuni tipi di alimenti, magari ricchi di proteine animali, ricchi di grassi che possono esacerbare i sintomi del reflusso. E questa sarebbe una verifica fattibile, ad esempio, in un colloquio una ad una. Poi per quel che riguarda la malattia da reflusso gastroesofageo ci sono tutta una serie di alimenti che sarebbe bene limitare. Spero di non comunicarle delle banalità o delle cose che sa già, però ad esempio alimenti come bevande come il caffè che contiene appunto caffeina o il tè che contiene teofillina e tannini piuttosto che bevande a base di cioccolata possono peggiorare molto i sintomi di un reflusso e andrebbero evitate in caso di reflussi molto gravi o comunque fortemente limitate. E ancora alcune tipologie di spezie, in particolar modo la menta, può esacerbare l'acidità e il reflusso. Alcuni cibi particolarmente acidi, come gli agrumi, come il pomodoro, piuttosto che ad esempio cibi come il cioccolato, non solo sotto forma di bevanda, ma anche proprio a pezzi, possono peggiorare la situazione. Cibi che contengono alto quantitativo di grassi, quindi anche pasti molto ricchi di grassi, come potrebbero essere ad esempio quelli che facciamo in occasione delle festività, quindi piuttosto articolate, appena passata la Pasqua, quindi mi viene da dire che un pasto molto articolato, ricco di alimenti, quindi di difficile digestione, potrebbe peggiorare il reflusso acido e esacerbare i sintomi. Così come tutti i cibi liquidi, molto liquidi. In generale, chi soffre di reflusso trae giovamento, ad esempio, dalla tostatura del pane, dall'inserire all'interno dei pasti sempre dei cereali, cioè dei carboidrati che hanno un effetto tampone, mentre soffre molto quando si inseriscono dei cibi piuttosto liquidi, pensi a una minestra piuttosto che a un passato di verdura. Ci sono poi degli accorgimenti comportamentali che sono molto utili, come evitare di coricarsi distesi subito dopo aver mangiato, utilizzare dei cuscini per rialzare la schiena durante il sonno, per evitare appunto che il reflusso possa peggiorare, evitare abiti o cinture, in particolar modo pantaloni molto stretti che possono peggiorare la sintomatologia. Quindi ci sono una serie di aspetti che si possono appunto modificare. Sia negli atteggiamenti quotidiani, sia nella dieta, che possono aiutarla a controllare i sintomi da reflusso. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Ok. Se invece in famiglia, soprattutto in questo periodo, si decide di mangiare tutti la pasta senza glutine, così da avere un primo piatto uguale per tutti, ma il resto dei pasti, pietanze no? Sì, va bene. Logico, quello che dicevamo prima, appunto, come abbiamo già detto, se c'è una parte di pasti che vengono fatti comunque tutti naturalmente senza glutine, oppure piatto uguale la pasta per tutti e poi qualcosa di diverso, comunque c'è anche solo semplicemente appunto il pane con e senza glutine, o magari anche la colazione viene fatta diversamente perché ci saranno i biscotti con e senza, fette biscottate, cereali che possono invece alcuni contenere glutine e altri no, quindi assolutamente sì, cioè non siamo così rigide nel dover sempre avere qualcosa di differenziato, però ecco, il consiglio è proprio sia da un punto di vista dietetico che psicologico avere questa varietà in modo da poter gestire sia il gusto e tutta una serie di altre cose a livello alimentare e il punto di vista psicologico, insomma. Aggiungerei, Elisabetta, che se condividete una pasta senza glutine, perché per praticità, perché vi è più, sì, magari per praticità, fare attenzione al tipo di alimento che acquistate, cioè la pasta in linea generale è un alimento che non contiene troppi additivi, troppe sostanze aggiunte, troppi ingredienti differenti.
va però scelta in maniera adeguata. In commercio voi potete reperire sia paste senza glutine, costituite unicamente da farine senza glutine e acqua, e sono quelle assolutamente da prediligere, sia paste ancora con emulsionanti e sostanze aggiunte. Magari, ecco, se dovete condividere il piatto tutti insieme, prediligere una pasta fatta solamente di farina e acqua sarebbe l'ideale. Se poi volete una pasta che nutrizionalmente riesca a ricalcare una pasta di frumento, parlo di composizione non solo calorica, ma proprio in termini di amidi, di proteine, la cosa ideale sarebbe prediligere paste contenenti farine da pseudocereale, quindi quinoa, grano saraceno, amaranto, o paste costituite da una parte di farina di cereale privo di glutine e una parte di farina di legumi. Queste sono paste che da un punto di vista del profilo nutrizionale si assomigliano maggiormente alla pasta di frumento, quindi con un certo quantitativo proteico che è invece più carente in una pasta semplicemente costituita unicamente da riso o unicamente da mais. Ecco, questo giusto per dare, come dire, un punto di Perfetto. vista anche più dietistico. Allora, buonasera. Mia figlia di 14 anni ha ricevuto la diagnosi a fine febbraio, quindi da pochissimo anche questo. Come ci dobbiamo comportare con l'utilizzo del forno? Al momento dedichiamo l'utilizzo del forno in modalità non ventilato solo per cibi senza glutine per evitare contaminazioni. Come ci dobbiamo comportare invece con il forno a microonde? Grazie. Questa è più per te, Silvia. Allora, Elisa, salve. Innanzitutto quello che posso dirle è che caricato online sul sito www.celiachia.it, che è il sito nazionale di riferimento, trova un interessantissimo documento, a mio avviso, che chiunque appena diagnosticato dovrebbe avere e leggere dettagliatamente, che è la posizione del board scientifico nazionale, quindi dei medici che si occupano di questo, inerente la questione delle contaminazioni e che quindi affronta nel dettaglio tutta la questione nella maniera più precisa possibile. Per quanto riguarda il forno, qual è il concetto? Il concetto è che il forno, se noi cuocessimo contemporaneamente cibi con glutine volatili, quindi ad esempio contenenti del pan grattato e cibi senza glutine, la ventola del forno rischierebbe di sollevare queste particelle, quindi di contaminare l'alimento. In ambito domestico, però, voi potete tranquillamente utilizzare il medesimo forno previa pulizia, o per cottura prima del prodotto senza glutine e poi di quello con glutine, ma anche eventualmente in modalità statica, quindi senza ventola, per una cottura simultanea, ponendo il cibo senza glutine nel ripiano più in alto, possibilmente cottura simultanea solo per pietanze a basso rischio, cioè dove il glutine è impastato e non volatile. Quindi per capirci, se prepara dei pomodori gratinati, allora magari o li preparerà per tutti con pan grattato senza glutine o ancora meglio con una farina per polenta istantanea, così non ci sono additivi e va bene per tutta la famiglia. Oppure se vorrà preparare dei pomodori con pan grattato glutinoso e pan grattato senza glutine, sarà opportuno cuocerli in due tempistiche diverse, facendo avanzare prima il pomodoro senza glutine e poi quello con il glutine. Ma se mi vado ad infornare, ad esempio, una lasagna con glutine e una lasagna senza glutine, cioè con sostanzialmente il glutine che è all'interno dell'impasto non volatile, potrà farlo anche contemporaneamente, modalità statica, ponendo il senza glutine nel ripiano più in alto, senza alcun tipo di problema. Microonde, discorso è quello della pulizia, quindi semplicemente quando passa da un cibo con glutine a uno senza, se il microonde si è sporcato, quindi ci sono delle briciole di pane, delle briciole di prodotti, eccetera, dà una pulita con appunto acqua e detersivo, cioè con una spugna bagnata, prima di utilizzarlo poi per le pietanze senza glutine. Ci sono altri strumenti invece in cucina che sono di più difficile pulizia, come potrebbe essere ad esempio un tostapane, che sarebbe meglio dedicare per praticità, perché pulire in maniera adeguata un tostapane potrebbe anche essere impossibile senza regolare, cioè senza rovinare il macchinario, perché noi non possiamo buttare dell'acqua e del sapone dentro il tostapane sostanzialmente. Per cui per questi tipi di utensili è suggerito magari averli dedicati. Vediamo se c'è qualche altra domanda.
Allora, io le vedo le domande, quindi non vorrei che la regia abbia qualche problema nella pubblicazione. Eccolo qua. Ah, ecco, è arrivata. Ok. Buonasera, io sono celiaca da 16 anni, ho 52 anni, ho sempre la pancia gonfia, non mangio lattosio. Beh, però sappiamo che non dipende solo dal lattosio, no, Silvia, la pancia gonfia. Esatto, sì Maria Grazia, purtroppo abbiamo anche avuto questa domanda esattamente similare nella diretta che abbiamo fatto sabato scorso. I motivi di gonfiore, di fermentazione possono essere tantissimi. Dirle senza aver fatto un'indagine nutrizionale, senza averle parlato quale sia il motivo di questo è molto complicato. Anzi, oserei dire come lanciare una monetina, cioè darle una risposta random, casuale. Quello che posso dire è che le persone celiache possono avere una maggiore tendenza ad avere un intestino un pochino più reattivo, ecco, quindi possono lamentare un gonfiore addominale che è un pochino più frequente. Può derivare da tantissimi motivi, ci può essere un'intolleranza al lattosio, nel suo caso mi ha detto che il lattosio non lo inserisce, quindi se non inserisce il lattosio, anche se ci fosse questa intolleranza, appunto, il gonfiore non sarebbe legato a questo, ma ci possono essere anche tantissime intolleranze e problematiche che possono generare meteorismo. Ad esempio, ci sono intolleranze, ai fosfofruttooligosaccaridi, ai FODMAP, che sono dei contenuti in molteplici alimenti, ad esempio in alcune tipologie di frutta, in alcune tipologie di verdura, nelle leguminose, che possono causare fermentazione. Ovviamente il suggerimento che le do è quello di rivolgersi al gastroenterologo che la segue abitualmente per una visita approfondita, comprendere la causa del meteorismo ed eventualmente poi rivolgersi a noi allo sportello o comunque a una dietista esperta di dieta gluten free per impostare un piano d'azione nutrizionale mirato, ma prima avendo ben chiaro qual è la causa della fermentazione e del meteorismo addominale. Se la sua alimentazione non è bilanciata, vale sempre comunque la pena tentare un bilanciamento dell'alimentazione, che vuol dire mangiare secondo i dettami della piramide alimentare. Questo lo dico perché spesso e volentieri, quando faccio le indagini nutrizionali, quel che emerge è proprio che l'alimentazione non è ben bilanciata, anche per dire un eccesso di fibre, quindi se consuma troppa verdura potrebbe causare fermentazione. Un abuso di alcune tipologie di frutta potrebbe causare fermentazione, quindi magari si pensa di mangiare sano e bilanciato perché si mangia tanta frutta, tanta verdura, ma nei casi di troppa aria nell'addome questo potrebbe essere un problema. Quindi la invito a sondare col gastroenterologo quale può essere la causa e poi eventualmente, una volta fatta la diagnosi, a impostare un piano nutrizionale, di conseguenza. Bene. Allora, questa è una domanda un po' lunga, forse più per Allora, te sempre, sono in Silvia. gravidanza al sesto mese, già da prima della gravidanza soffrivo di reflusso, ma in questo periodo è peggiorato, è normale. Forse è dato dal fatto che da quando ho saputo di essere in gravidanza ho sospeso i farmaci. Ora mi aiuto con prodotti omeopatici, ma servono poco. Ho anche il diabete gestazionale, quindi a parte la dieta gluten free, sto seguendo le indicazioni che mi ha dato la diabetologia. C'è qualcosa che mi può aiutare o cibi da evitare? Allora, del reflusso ne abbiamo già parlato, quindi direi che in parte a questa domanda c'è stata risposta nella domanda precedente sul reflusso gastroesofageo. È normale che chi soffre di reflusso in gravidanza lo senta maggiormente, anche fosse semplicemente perché il bimbo che le cresce all'interno dell'utero aumenta la pressione all'interno della sua pancia, questo facilita il ritorno in su sostanzialmente degli acidi, quindi è una questione proprio anatomica di pressione che si crea e che va a peggiorare il reflusso degli acidi dallo stomaco. Ci sono delle strategie nutrizionali che appunto sono quelle che citavo prima, in particolar modo ad esempio la tostatura del pane, l'inserimento di adeguati quantitativi di carboidrati nel pranzo e nella cena, il frazionamento dei pasti in pasti piccoli ma frequenti, a maggior ragione se ha un diabete mellito gestazionale e se è al sesto mese di gravidanza, cioè per poter contenere il reflusso, per poter gestire la questione diabete, quindi le questioni glicemiche, eccetera, occorrerà fare tanti piccoli pasti nell'arco della giornata, incluso lo spuntino, diciamo, notturno, prima di coricarsi per non ritrovarsi con delle glicemie alterate la mattina. È candidata ad essere seguita in maniera personalizzata.
in sostanza la situazione in cui si trova va proprio seguita dal diabetologo e da una dietista. Anche se si rivolgesse a quello che è il nostro sportello 1 a 1, io non potrei seguirla avendo appunto una patologia come il diabete mellito gestazionale che richiede proprio una consulenza vera e propria, tipo quella che si farebbe all'interno di uno studio, quindi non da uno sportello di orientamento. Ok, ci dovrebbe essere qualche altra domanda. Salve, come posso spiegare cos'è la contaminazione alla nonna del mio ragazzo che ha 85 anni? È una bella sfida. È una bella sfida perché a volte la contaminazione è difficile da spiegare, cioè da capire proprio perché. Ci sono anche così, cioè poco visibile, no? E quindi una delle domande che ti fanno più spesso, Silvia, proprio è: ma quant'è quantificabile, no? Com'è Sì, c'è una quantificabile la briciola di pane, un contaminazione? pochino di Esatto. lenticchie, quant'è, però è difficile dire Esatto. quant'è la contaminazione, quindi spiegarlo a una signora, diciamo, di quell'età, poi tutto poi dipende dalla lucidità di questa persona, perché se è una persona lucida e reattiva, secondo me la strategia migliore per insegnargliela è cucinare insieme a lei, cioè agire sul campo, magari nel momento in cui che ne so, viene invitata a cena o a pranzo dalla nonna, provare le prime volte ad affiancarla proprio all'interno della Esatto. cucina, proprio per darle il buon esempio in maniera concreta, tangibile, cioè senza farle troppi discorsi teorici che magari potrebbe dimenticare. Avere la pretesa che sappia fare una selezione accurata delle materie prime quando ci si spinge magari su pietanze articolate potrebbe essere complesso. Ma magari gestendosi, cioè spiegandole quali sono i cibi naturalmente privi di glutine, facendole proprio degli esempi pratici, magari spingendola a preparare un risotto piuttosto che addentrarsi in ingredienti molto astrusi e particolari, potrebbe essere il modo migliore. Io le direi proprio di sperimentare sul campo, cioè di affiancarla in cucina e di mettere le mani in pasta insieme, in modo da facilitarla. Sì, Non so se a direi la Michela stessa viene in mente cosa. altro. No, mi viene da dire la stessa cosa proprio perché, insomma, facendo insieme diventa anche più facile passare certi concetti. Magari potete anche allestire insieme una zona della cucina dove mettere tutte le cose per cucinare per il nipote, ad esempio. Cioè, quindi pensando a quelle che possono essere, non so, mi viene da dire il barattolino del sale apposta per quando si cucina anche per lui o cose di questo genere, insomma. Quindi aiutarla proprio nelle cose più pratiche e magari dare anche poche indicazioni, cioè nel senso questo si può mangiare, questo no, magari anche facendo vedere quali possono essere i prodotti proprio senza glutine che possono essere utilizzati, ecco. Mi viene da dire questo perché non è facile, come diceva Silvia, bisogna anche capire quanto, perché abbiamo visto nonne che si sono reinventate e sono riuscite a fare, ad esempio, una pasta fresca anche molto buona. Quindi non è detto che, appunto, pur avendo un'età importante, non sia in grado poi di gestire la cucina senza glutine, Sì, secondo assolutamente. me tutto dipende dal fatto che stia bene, sia Certo. lucida piuttosto che magari una nonna un pochino più smemorino, Certo. sbadata, che allora in quel caso è un pochino più complesso. Certo. Ok. Allora, Allora. buonasera. A mia mamma, che ha 80 anni, è stata diagnosticata la celiachia circa 6 mesi fa, dopo esami svolti durante un ricovero. Nel frattempo ha perso 15 kg di peso. Mamma. Ha cominciato la dieta senza glutine e gli esami dopo 6 mesi evidenziano carenza di ferro e acido folico. Volevo chiedere se, data l'età e altre patologie, è possibile prendere integratori che facilitino l'assorbimento di quanto viene mangiato, se ci sono particolari attenzioni da porre in atto. Grazie. Sì, come vedete, la celiachia arriva a qualsiasi età. Questa è una delle caratteristiche della celiachia, no? Abbiamo sia diagnosi in bambini e ragazzi giovani che in adulti, ma anche molto adulti, no? Persone più grandi. E la prima cosa che mi viene da dire, poi passo la parola a Silvia, è che se vengono presi degli integratori, che magari saranno consigliati sicuramente dal medico, ci deve essere scritta la scritta senza glutine, perché gli integratori non sono farmaci e quindi non vanno tutti bene. Poi passo la parola a Silvia, che magari.
Sì, allora, sicuramente ci sono una serie di aspetti che vanno valutati. Per prima cosa, una diagnosi a 80 anni, dobbiamo pensare che non sarà facilissima da gestire, anche per un semplice motivo. Una persona che per 80 anni della sua vita si è alimentata in un certo modo e che è abituata e collegata a specifici gusti, si troverà all'improvviso a doversi riadattare a nuovi gusti, a nuovi sapori, a nuovi alimenti. Il fatto che in 6 mesi sua mamma abbia perso 15 kg mi fa proprio pensare che forse abbia modificato la propria alimentazione. Perché le dico questo? All'atto della diagnosi, quello che caratterizza la mucosa del celiaco è un danno tale per cui sussiste una carenza nell'assorbimento calorico di nutrienti, ma nel momento in cui il glutine viene escluso in maniera rigorosa e permanente, questa mucosa tende progressivamente a ricostituirsi e quindi a tornare ad assorbire quello che prima non assorbiva. Nell'arco di 6-12 mesi, quindi è abbastanza naturale che il peso salga un pochino, non che scenda. Questo però se la persona mantiene un'alimentazione ben bilanciata, cosa che non sempre accade, a volte proprio per difficoltà anche nell'adattarsi a nuovi sapori. Andrebbe valutato, ad esempio, se la mamma ha in qualche modo modificato la sua alimentazione, cosa intendo? Magari ha escluso la pasta perché non le piace la pasta senza glutine, o tolto completamente il pane quando prima magari lo consumava perché non è riuscita ad adattarsi al nuovo sapore. Se ha voglia, mi contatti per una consulenza uno a uno, perché questi aspetti si potrebbero valutare insieme. Se ha perso 15 kg di peso, è proprio probabile che la mamma abbia modificato qualcosa, mangiando proprio meno rispetto a quello che in proporzione faceva prima. Circa le carenze di ferro e di acido folico, non capisco se erano presenti anche al momento della diagnosi, cosa probabile, proprio in virtù del danno della mucosa intestinale. Cosa fare? Sicuramente il primo step è una dieta rigorosa e permanente e sostanzialmente una dieta ben seguita. Almeno per 6-12 mesi. Prendere degli integratori di ferro o acido folico nelle fasi iniziali non è sempre consigliato perché? Perché se c'è il danno nella mucosa intestinale, anche assumendo un integratore per bocca, questo integratore non verrà correttamente assorbito. Quindi il primo tentativo che si fa è andare a seguire bene una dieta in maniera corretta, quindi escludendo il glutine, tutte le contaminazioni e bilanciando l'alimentazione sempre nel rispetto della famosa piramide alimentare. Poi, se a distanza di tempo, una volta negativizzati gli esami, queste carenze persistono e può capitare, soprattutto con una diagnosi tardiva come quella di sua madre, quindi arrivata ad oltre 80 anni, si possono assumere degli integratori che verranno sempre comunque suggeriti o dal gastroenterologo, e sarebbe la cosa migliore, o dal medico di base, appunto, che segue sua mamma. Come consigliate di gestire la celiachia quando si ha un altro figlio piccolo non celiaco che mangiando cibi glutinati può lasciare briciole in giro? Temo le contaminazioni, dunque in questi primi mesi stiamo evitando di consumare tutti i cibi con glutine. Grazie. Allora Elisa, come dicevamo prima, se all'inizio non vi sentite così sicuri nel gestire la cosa, andateci piano, cioè datevi del tempo per capire come gestire il tutto. Dipende anche quanto sono piccoli i bambini, insomma. Una cosa che può essere fatta quando siete a tavola tutti insieme è magari mettere sulla tavola una tovaglietta proprio specifica per il bimbo che è celiaco, in modo che anche per il fratellino, almeno per iniziare, proprio ci sia una sorta di confine che gli si dica lì non puoi sbriciolare, non puoi appoggiare le cose col glutine, e così anche l'altro fratello si rende conto, insomma, di come gestire. Anche questa, come dicevamo prima, è una palestra proprio per i bambini che devono imparare a gestire la situazione, pensando poi a quando saranno più grandi, o appunto a scuola con altri bambini che magari devono comunque condividere la tavola. Spesso ci chiedono, ad esempio, come gestire la cosa, perché ci può essere che alcune insegnanti, per
per paura appunto della gestione della tavola condivisa, mettano i bambini anche in un tavolino a parte. Ecco, secondo noi questo sarebbe meglio di no, proprio perché condividere la tavola è un modo anche per socializzare, per fare due chiacchiere, per distrarsi un attimo da quella che è la scuola. E quindi, scusami Michi, giusto perché mi è venuto in mente che è molto magari meglio accettare il rischio della potenziale contaminazione di una briciola piuttosto che isolare socialmente un bambino, quindi esatto, sia in ambito familiare col fratellino piuttosto che in ambito scolastico quando dovrà mangiare con altri bambini, forse queste valutazioni appunto vanno fatte, perché lasciare magari un danno psicologico per l'isolamento eccetera è più rischioso, è più importante che non il potenziale, la potenziale contaminazione che potrebbe avvenire. Scusami, esatto, se ti ho interrotto. No, assolutamente, però l'idea è un po' quella, cioè nel senso di trovare un equilibrio tra quella che è la sicurezza del mangiare, del non avere contaminazioni, e però anche il fatto di poter condividere la tavola, no? Tra l'altro, magari il fratellino è piccolo e quindi logicamente se ha tipo 1, 2, 3 anni è logico che diventa molto difficile, no, da gestire la cosa, però proprio per abituare anche il fratellino a gestire questa diversità a tavola è molto importante cominciare a dare gli input giusti rispetto logicamente a quella che è l'età di entrambi i bambini. Però ecco appunto anche solo una tovaglietta diversa dagli altri o cose di questo genere può essere un modo per aiutare un po' i bambini entrambi a gestire la tavola promiscua, diciamo, proprio perché poi se lo può portare in altri contesti come può essere appunto la scuola. E quindi essere anche lui forte poi nel momento in cui arriva a scuola di dire riesco a gestirla, no, la tavola insieme ai miei compagni. Okay. Ci dovrebbero essere altre domande? Ok, sono celiaco dal novembre 2018, nonostante l'attenzione all'alimentazione senza glutine persistono i sintomi di intestino irritabile e reflusso, sono utili i probiotici? Allora Gianluca, sì, come ha visto oggi è una domanda che ricorre, già la terza persona che lamenta la presenza di reflusso, comunque di meteorismo, perché sono dei disturbi che possono permanere nonostante appunto una dieta senza glutine ben condotta. Sull'integrazione di probiotici le dico questo, si consulti col suo gastroenterologo, anche perché comprare degli integratori o dei fermenti random a caso non è mai indicato. Meglio capire appunto qual è la causa della fermentazione, qual è la causa dell'intestino irritabile, che potrebbe essere una concomitante intolleranza al lattosio, o come dicevamo prima una difficoltà nella digestione dei fosfofruttooligosaccaridi, piuttosto che legata proprio a un'alimentazione non ben bilanciata. Segnalo e aggiungo una cosa che mi sono dimenticata di dire prima, che va prestata attenzione alla quantità di prodotti dietetici senza glutine che andate a consumare nell'arco della giornata, in particolar modo dei prodotti pronti contenenti all'interno le gomme. Perché? Perché gran parte dei prodotti senza glutine, soprattutto parliamo di pane, grissini, cracker, prodotti da forno, eccetera, non avendo appunto il glutine, questa proteina che è così importante nella panificazione, hanno all'interno delle gomme. Li avrete lette sicuramente, l'oxantano, il guar, l'oxillium e similari. Queste gomme sono di origine naturale, derivano dal secreto di piante, da delle leguminose, non sono dannose o pericolose per la salute, ma hanno un effetto collaterale che ad alte dosi possono dare fermentazione ed essere lassative. Ecco allora che chi mantiene una sintomatologia tipo quella appunto che ha riferito lei si deve domandare: ma io quanti prodotti sostitutivi utilizzo nell'arco della mia dieta quotidiana? Sto facendo una dieta senza glutine ben condotta, cioè nell'ambito di quel 55% della mia energia giornaliera che deve derivare dai carboidrati, quanto ne deriva da cereali naturalmente privi di glutine, quanto ne deriva dalle leguminose che hanno amidi, quanto ne derivano da patate e quanto invece da prodotti pronti senza glutine? Se i prodotti pronti sono preponderanti nella dieta, ecco, io un adattamento e una sistemazione della dieta la farei prima di fare probiotici, prima di fare altre esclusioni, proprio perché spesso e volentieri quello che non è corretto è proprio un uso troppo elevato di prodotti dietetici, di prodotti pronti,
e l'assenza di quelli che sono cereali invece naturalmente privi di glutine in chicchi, che non hanno gomme, non hanno additivi e che dovrebbero essere presenti in chi segue soprattutto dieta senza glutine. Volevo chiedere se è possibile scaldare le pizze surgelate in forno contemporaneamente, una con e l'altra senza glutine, in modalità statica. Hai un po' risposto già prima, Silvia. Sì, esatto. Giulia, mi sembra di aver risposto prima, probabilmente si è collegata successivamente alla domanda sul forno. La pizza surgelata è un prodotto già pronto, quindi di fatto il glutine è impastato all'interno. Non abbiamo dei grossi rischi legati alla volatilità di farina o di pan grattato. Quindi sì, a mio avviso, in ambito domestico può cuocerle anche contemporaneamente in modalità statica e ponendo la pizza senza glutine nel ripiano più in alto. Allora, ho scoperto di essere celiaca a febbraio, 44 anni. Come mi devo comportare quando trovo la dicitura può contenere? E per i legumi secchi non li trovo con la spiga barrata. Grazie mille. Allora, Immagino che Eleonora, questa all'inizio della dieta non è facile, no, Silvia? Mille dubbi. assolutamente, non è facile. Allora, Eleonora, la prima cosa che deve avere ben chiara è che i prodotti per la persona celiaca si dividono in tre grandi gruppi. Abbiamo da un lato i prodotti dietatici, cioè sono quegli alimenti che contengono cereali contenenti glutine, farine derivanti da questi cereali, cioè quei prodotti che hanno glutine all'interno, perché a base di frumento, farro, camut, spelta, triticale. In questo caso, diciamo che troverà in quello che è l'elenco degli ingredienti la parola glutine e quindi li scarterà a priori. Dall'altro lato abbiamo i prodotti sempre permessi, cioè quei prodotti che in natura non hanno glutine e che vengono consumati tal quali, sui quali non ci poniamo troppi dubbi. Parliamo ad esempio della frutta, della verdura, del latte, dell'olio. Sono prodotti che non hanno glutine e non possono contenerlo ed è il motivo per cui non li trova con la dicitura senza glutine, perché mettere la dicitura senza glutine su un prodotto che in natura non ha glutine e che si usa tal quale sarebbe un abuso. Poi abbiamo al centro un'ampia categoria di prodotti che sono a rischio di contenere glutine. Ora, questi prodotti sono prodotti che potrebbero contenere glutine, non è detto che ce l'abbiano, ma potrebbero contenerlo o per contaminazione di un ingrediente o per contaminazione crociata nel processo produttivo. In questo caso, l'unico strumento che una persona celiaca ha per sapere che quel prodotto è idoneo è ritrovare la dicitura senza glutine. In qualunque lingua europea, questa dicitura ha un significato preciso. Contenuto di glutine inferiore a 20 parti per milione, ai 20 mg per chilo di alimento, quindi prodotto idoneo al celiaco. Faccia attenzione ad una cosa: l'assenza di questa dicitura non ci dice che il prodotto vada bene, cioè se lei trova un prodotto a rischio dove non legge il glutine tra gli ingredienti e non legge nessun'altra dicitura, non è detto che quel prodotto sia privo di contaminazione. Perché? Lei ha fatto accenno alla dicitura può contenere tracce di. Ora, questa dicitura è una dicitura che per legge può essere posta dal produttore se il prodotto ha delle potenziali contaminazioni crociate. Questa dicitura però è volontaria, non obbligatoria, e soprattutto la quantità entro cui può comparire non è regolamentata. Questo vuol dire che in assenza di questa dicitura il prodotto potrebbe comunque essere contaminato. O in presenza della dicitura, paradossalmente potrebbe avere una contaminazione sotto i 20 parti per milione. Quindi lasci stare il può contenere tracce di e si concentri sulla ricerca del senza glutine. Circa i legumi secchi, che cosa le posso dire? Che i legumi sono tutti gluten free, sia quelli freschi, quindi piselli in baccello, fave in baccello, sia quelli surgelati tal quali, piselli surgelati, ceci, fagioli surgelati, sia quelli in scatola piuttosto che quelli in barattolo di vetro, purché non abbiano ingredientistiche strane addizionate. I legumi secchi sono una categoria un po' particolare. Perché? Perché sono prodotti naturalmente privi di glutine, ma che spesso sulle confezioni riportano la frase può contenere tracce di, per un discorso di stoccaggio e confezionamento, cioè spesso i silos e gli stabilimenti in cui si confezionano i legumi secchi sono i medesimi dove transitano cereali in chicco anche contenenti glutine. Come ci comportiamo a riguardo? È sufficiente aprire la confezione di legumi secchi, visionarla in maniera attenta e adeguata.
qualora sia presente un chicco estraneo diverso dai legumi che noi stiamo acquistando, potrà essere eliminato. I legumi andranno sempre comunque ben lavati sotto acqua corrente prima di procedere all'ammollo. Questa procedura, cioè di lavaggio accurato del legume secco, è sufficiente a eliminare eventuali tracce di glutine nel prodotto prima appunto dell'ammollo e quindi di cucinarlo e mangiarlo. Per cui tranquilla, sia per i legumi secchi, sia per i cereali in chicco naturalmente privi di glutine, la cernita visiva e il lavaggio sotto acqua corrente sono sufficienti a eliminare qualunque traccia e quindi può consumarli indipendentemente dalla presenza o meno di diciture. Ok, un'altra domanda. Come spiego ai bambini che cos'è la celiachia? Allora, come fare a spiegare che cos'è la celiachia a un bambino dipende molto dalla fascia di età di cui stiamo parlando. Se sono bambini molto piccoli, si parte logicamente da cose molto semplici, quindi spiegando si può utilizzare la parola glutine tranquillamente perché così comincia a entrare nel loro vocabolario e in questo modo sanno dirlo e lo possono spiegare anche agli altri, no? E questo è molto molto importante. Quindi in quel caso magari spiegare che alcune cose, alcuni alimenti non vanno bene per loro perché magari fa male il pancino o cose del genere. Se soprattutto i bambini hanno avuto dei sintomi, si possono riportare proprio quei sintomi in modo che il bambino possa fare riferimento e capire di che cosa stiamo parlando, ok? Ci possono essere degli strumenti che possiamo utilizzare per agevolarci nello spiegare ai bambini che cos'è la celiachia. Ci sono una serie di favole, ad esempio, di fiabe. Se volete mi potete scrivere alla mail psicologo@icemiliaromagna.it e vi posso lasciare tutti i riferimenti. Tra l'altro anche IC Emilia Romagna ha fatto proprio la favola di Blu, no? Dove si spiega un pochino la celiachia e soprattutto come elaborarla anche. Noi utilizziamo anche, vi faccio vedere, un peluscino che fa vedere proprio il cambiamento dei villi intestinali all'interno quindi proprio dell'intestino, che cosa succede se si mangia con o senza glutine. In questo caso questa è la mucosa proprio dell'intestino che sta bene. Nel momento in cui una persona è celiaca e ingerisce glutine, l'intestino subisce una sorta di cambiamento e in questo caso non sta bene, diventa triste. Se il bambino comincia a mangiare senza glutine, l'intestino torna logicamente a stare bene e torna come quello che era prima. Questa cosa la potete spiegare ai bambini anche semplicemente con la mano, se non con il pupazzetto, e queste sono le cose migliori proprio per spiegare magari a una fascia di età, diciamo, prescolare o comunque nei primi anni della scuola elementare. Più crescono i bambini e più anzi si può provare, soprattutto se sono interessati a quelle che è la scienza e tutti gli organi interni, tutto quanto, approfittando anche di quello che studiano proprio a scuola, spiegare un pochino più in dettaglio, no? Che cos'è la celiachia, che cosa succede nell'intestino. Potete e non potete usare il termine malattia, valutate voi, l'importante è essere sempre molto sinceri con i bambini. Una delle domande che fanno spesso è: potrò tornare a mangiare le cose col glutine? Ecco, gli dovete dire che per quello che è la situazione adesso non è possibile, cioè che l'unica cura al momento è quella di seguire una dieta senza glutine. Quindi non dite magari ai prossimi esami del sangue vediamo come vanno e magari qualcosa lo riusciamo a mangiare, perché poi il bambino se lo ricorda e quindi non è una cosa che va bene poi, perché perde fiducia in quello che gli dite sostanzialmente e poi gli date un'aspettativa che non è reale al momento. Vero è che si sta lavorando su alcune cose, però in questo momento diciamo che l'unica cura per la celiachia è quella di seguire una dieta sempre senza glutine e questo va spiegato ai bambini. Logico che i bambini non hanno una percezione del tempo uguale alla nostra, no? Quindi anche in questo caso, in base alla fascia di età, sarà possibile che poi in futuro il bambino vi richiederà anche più volte la stessa domanda, no? E quindi, ma potrò
potrò mangiarlo più avanti, cioè è possibile che ve lo chieda più volte. Noi consigliamo sempre di spiegarlo però ai bambini cos'è la celiachia e perché devono cominciare a mangiare senza glutine, perché altrimenti non gli è chiaro e quindi non si danno neanche una spiegazione, ok? Quindi spiegare che cosa succede all'interno del corpo a una persona che è celiaca è molto importante. Non spaventateli, cercate di spiegarlo nella maniera più tranquilla possibile, soprattutto che sia prima di tutto chiaro a voi, ok? Perché altrimenti poi magari si fa confusione. E anche se iniziate la dieta, quando la iniziate poi la portate avanti, quindi non ci siano inizi, poi riprese, cosa con glutine, no. Una volta che si inizia, mi raccomando, perché abbiamo sentito anche situazioni in cui magari iniziavano la dieta, poi la smettevano, poi la ricominciavano e i bambini, soprattutto gli adolescenti, non capivano più niente e logicamente diventava più difficile portare avanti la dieta in maniera costante. Ok, allora, è passata un'ora, anche un pochino di più, è che il tempo vola. Ho visto che ci sono ancora tanti quesiti a cui occorrerebbe dare risposta sul gruppo, ma ahimè vi dobbiamo salutare a questo punto. Ricordo però a chi ha posto i quesiti, sia di natura dietistica, sia di natura psicologica, che noi ci siamo e siamo operative. È vero, in questo momento siamo dietro a uno schermo, ma ci siamo e siamo in associazione operative appunto ogni giorno, per cui a parte sabato e la domenica possiamo sia rispondervi alle mail e riusciamo anche a farlo abbastanza celermente, ma anche se ci contattate, fissarvi una videochiamata o una telefonata. Quindi invito le persone che hanno posto quesiti e non hanno ricevuto risposta a contattarci. Io rispondo alla mail dietista@aikemiliaromagna.it, michela@psicologo@aikemiliaromagna.it e abbiamo con noi anche Barbara che è progettofc@aikemiliaromagna.it. Quindi se appunto volete ricevere risposte ai vostri quesiti e ahimè per ragioni di tempo non ce l'abbiamo fatta rispondere, contattateci pure tranquillamente o fissate una delle consulenze che AIC Emilia Romagna dà disponibili gratuitamente a tutti i propri associati. Vi ricordo che questo appuntamento di filo diretto continua. La prossima settimana saremo con voi giovedì 23 aprile alle ore 15 e parleremo nello specifico di ABC della dieta senza glutine. Quindi ci focalizzeremo un po' di più su quelli che sono gli alimenti a rischio, vietati e consentiti, lettura dell'etichetta, quindi argomenti più di carattere, diciamo, dietistico. Michela, se non ho capito male, sarà comunque con noi, quindi se qualcuno magari vuole collegarsi, oggi si è collegato tardi, non ha avuto risposta, potrete collegarvi appunto alla prossima diretta. Vi ricordo giovedì 23 aprile alle ore 15. Come sempre, anche quella diretta comunque rimarrà registrata. Vi ringraziamo per essere stati con noi, vi Grazie. auguriamo buon appetito, visto che sono le 19:30 e buona serata. A Buona presto. serata a tutti. Ciao a tutti. Arrivederci, ciao. Arrivederci.